Buon pomeriggio, bentrovati alla prima edizione del TG6. In apertura ci occupiamo dell'emergenza sanitaria e dei riflessi sull'Abruzzo delle decisioni prese ieri a Roma con il nuovo DPCM. In attesa di capire, e si saprà entro un paio di giorni al massimo, se l'Abruzzo verrà inserito fra le regioni più a basso rischio, le regioni cosiddette verdi, così come sembra dalle prime indiscrezioni. Il nuovo DPCM, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, che sarà in vigore da domani, introduce restrizioni che valgono comunque su tutto il territorio nazionale, come ad esempio il coprifuoco alle ore 22. Il responsabile della Task Force regionale contro il Covid, Alberto Albani, invita però i cittadini a recarsi in pronto soccorso soltanto per le urgenze, per evitare di affollarli. Noi andiamo a sentire il servizio e poi l'intervista ad Albani realizzata da Paolo Renzetti. Coprifuoco dalle 22, stop agli spostamenti in area a rischio, ampliamento dello smart working e mezzi pubblici a metà capienza. Sono alcune delle misure contenute nel nuovo DPCM del governo Conte che il presidente del Consiglio ha firmato a mezzanotte, ma del quale non c'è ancora la versione ufficiale. La contrattazione con le regioni è stata lunga, ma alla fine il pressing dei governatori, che volevano misure valide uniformemente in tutto lo stivale, sembra non aver dato esiti. Il governo infatti ha deciso di modulare le misure restrittive in base a 21 indicatori, tra i quali chiaramente anche l'indice di contagio. Ci sarebbero dunque zone verdi, arancioni e rosse, ed in queste ultime, dove dovrebbero essere inserite Lombardia e Piemonte, oltre a Valle d'Aosta e Calabria, ci sarebbe un lockdown molto simile a quello di marzo ed aprile. Il coinvolgimento delle regioni comunque dovrebbe essere garantito, perché i governatori partecipano alla cabina di regia sull'emergenza sanitaria, ma nel DPCM si precisa che il Ministero della Salute emetterà le ordinanze di chiusura sentiti i presidenti delle regioni. L'Abruzzo dovrebbe essere incluso tra le regioni verdi, la maggioranza. Dunque, sostanzialmente, non dovrebbe cambiare molto per la vita economico-sociale della regione, fatta eccezione per il coprifuoco. Valide le misure nazionali, cioè negozi che restano aperti, anche parrucchieri, barbieri ed estetisti, chiusi i parchi tematici, i cinema, i teatri, le sale e i corner scommesse. Si aggiungono anche musei e mostre. Nessuna novità per lo sport. Ferme anche le crociere, salvo quelle in corso, dal 9 di novembre sospese tutte le crociere con navi battenti bandiera italiana. L'accesso ai luoghi di culto e alle messe resta valido con i protocolli già in essere. 100% della didattica a distanza per le scuole superiori, per medie ed elementari resta la didattica in presenza, ma con obbligo di mascherina. Sono sospese le prove preselettive scritte delle procedure concorsuali pubbliche e private e di quelle di abilitazione all'esercizio delle professioni, a esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati sia effettuata su base curriculare, ovvero in modalità telematica, oppure in cui la commissione ritenga di procedere alla correzione delle prove scritte con collegamento da remoto, nonché ad esclusione dei concorsi per il personale sanitario, ivi compresi, ove richiesti, gli esami di Stato e di abilitazione all'esercizio della professione medica e di quelli per il personale della protezione civile. I centri commerciali sono chiusi nel weekend. All'interno dei centri si abbassano le serrande sabato e domenica per tutti i negozi, eccetto alimentari, farmacie, tabacchi ed edicole. Ultimo capitolo, quello dei ristori. Su pressing dei governatori, Conte sarà costretto ad allargarli rispetto alle previsioni. Il decreto sarà varato in settimana, le erogazioni saranno tempestive, assicura l'esecutivo. Dottor Albani, facciamo un po' di chiarezza perché è uscito il nuovo DPCM in nottata, però l'Abruzzo non è ancora stato inserito ufficialmente in nessuna delle tre zone, perché si attendono ovviamente che vengano esaminati i nuovi dati che la Regione ha inviato al Ministero. Sì, esatto, noi abbiamo inviato ieri nella tarda mattinata i dati al Ministero della Salute, speriamo che vengano appunto accolti e soprattutto elaborati, perché questi nuovi dati consentirebbero alla Regione Abruzzo di essere inserita nella fascia più bassa. Stiamo lavorando in queste ore proprio tra Regione, contatti continui tra Regione e Ministero della Salute per far sì che questi dati vengano elaborati e inseriti affinché l'Abruzzo possa essere cioè sia inserito nella fascia più bassa. Quando si avrà l'ufficialità? Credo non prima di 48-72 ore.
Quindi in questi due giorni o poco più che mancherebbero all'ufficialità, che cosa potrebbe accadere? E questo stiamo aspettando, appunto, indicazioni da parte del Ministero della Salute, perché è il Ministero della Salute che in base a una serie di parametri assegna il codice colore alla regione. Se dovesse essere inserita la regione Abruzzo nella fascia verde, ovviamente si avrebbe un lockdown molto molto leggero rispetto ad altre regioni. Questo secondo lei che cosa comporterebbe poi ai fini del controllo del contagio? Sì, assolutamente sì, sarebbe una situazione più soft. Questo consentirebbe da una parte ugualmente di limitare la diffusione del virus all'interno della popolazione abruzzese, dall'altro di mantenere aperte le attività lavorative. E quindi questo unirebbe da una parte appunto la possibilità di controllo e la possibilità di sostenere le attività economiche. Dottor Albani, ad oggi qual è la situazione un po' in generale per quanto riguarda il Covid nella nostra regione? Siamo all'esterno del pronto soccorso dell'ospedale di Pescara, un po' in generale c'è una saturazione dei posti letto o è una situazione, diciamo, importante ma non critica? È sicuramente una situazione importante perché il numero alto di contagi che sono avvenuti in questi giorni determina una pressione elevata a livello di pronto soccorso e quindi delle strutture sanitarie. Ho fatto in questi giorni una serie di appelli e ancora oggi lo faccio, ringrazio anzi la possibilità che mi è data di fare appunto un appello alla popolazione di rivolgersi ai pronto soccorsi esclusivamente per patologie importanti e tutto ciò che è riconducibile all'attività ambulatoriale, utilizzare canali alternativi quali i medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta, i consultori, affinché i pronto soccorso siano sgravati da questa attività e possano concentrarsi prevalentemente sui malati Covid. E il nuovo DPCM del governo è stato da pochi minuti pubblicato sul sito appunto del governo, dunque reso ufficiale il testo. Non ci sono variazioni rispetto a quanto emerso nella notte, quanto abbiamo detto anche nel nostro servizio. Resta dunque la divisione in tre fasce delle regioni italiane a seconda degli indicatori del contagio. E noi adesso proseguiamo il nostro telegiornale, andiamo all'Università di Teramo. Il magnifico rettore Dino Mastrocola ha inviato una lettera piena di affetto e sostegno agli studenti della sua università. Siate una comunità viva e forte in questo momento di difficoltà, scrive il rettore ai ragazzi e ricorda loro che gli uffici dell'Ateneo continuano a lavorare regolarmente e ad accogliere chiunque ne avesse necessità. Sentiamo il servizio di Tania Bonnici Castelli. È davvero magnifica la lettera del magnifico rettore dell'Università degli Studi di Teramo, Dino Mastrocola, che scrive di getto ai suoi studenti. Parole piene di affetto dopo che la situazione di emergenza del nostro paese è tornata ad aggravarsi e il presidente della regione Abruzzo ha disposto la sospensione delle attività didattiche nelle università e nelle scuole di secondo grado fino al 24 novembre, ma senza certezza sulla effettiva durata di questa situazione. Lo stato d'animo che ci pervade, scrive ai ragazzi Mastrocola, non è certamente dei migliori. Dopo l'impegno profuso, le rinunce, i sacrifici che ci sono stati chiesti in passato e che oggi risultano ulteriormente rafforzati, siamo ancora una volta chiamati ad essere quello che siamo sempre stati, una comunità viva, forte, coesa e con un non comune senso di appartenenza. Il rettore ricorda agli studenti che l'Ateneo di Teramo oggi non chiude, sono solo sospese le attività didattiche in presenza, i cancelli e le porte di unite resteranno aperte, le facoltà, la biblioteca, la segreteria, i laboratori e gli altri servizi essenziali continueranno ad accogliere chi ne ha necessità. La situazione che stiamo vivendo, continua Mastrocola, è particolarmente difficile, soprattutto per voi ragazzi, ma vi chiedo di continuare ad ascoltare ed elaborare i messaggi accurati che giungono dalle autorità e da chi sta combattendo in prima linea questa battaglia. È compito di ognuno scegliere da che parte stare e quali azioni compiere. Ed ecco il messaggio finale che il magnifico rettore intende far arrivare agli iscritti di Unite. Cari ragazzi, approfittate di questo periodo per studiare ed accrescere le vostre conoscenze e competenze. Lo studio vi aiuterà ad affrontare il presente, ma vi darà anche gli strumenti per essere protagonisti quando questa crisi prima o poi finirà.
Restiamo a parlare di scuola. Assegnati all'Abruzzo 1,8 milioni di euro per la didattica digitale integrata, fondi stanziati dal decreto Ristori che verranno ripartiti su 193 istituti scolastici della regione. Le risorse serviranno all'acquisto di dispositivi digitali e strumenti per le connessioni da fornire in comodato d'uso agli studenti meno abbienti. Come Ministero non abbiamo mai smesso in questi mesi di investire sul digitale, scrive appunto il MIUR, continueremo a farlo. Abbiamo messo risorse su tablet, PC e connessioni, ma anche sulla formazione dei docenti e del personale, continua il comunicato. Stiamo guardando anche oltre l'emergenza, sono tutti investimenti che resteranno nella scuola. E noi adesso parliamo proprio di didattica a distanza, lo abbiamo sentito anche nel servizio del DPCM, lo sappiamo ormai da giorni, anche perché l'Abruzzo da questo punto di vista è andato più avanti, perché appunto da giorni il 100% della didattica alle superiori è a distanza. Noi adesso andiamo all'alberghiero De Cecco di Pescara, dove oggi però si sono tenuti degli esami di qualifica di cucina però in presenza. Vediamo il servizio. Abbiamo realizzato un'organizzazione assolutamente rigorosa, cercando di contemperare al massimo le esigenze di tutela della salute di tutti, ma nello stesso tempo anche di qualità della formazione. E quindi la didattica a distanza prosegue in tutte le classi con modalità alternate tra attività didattica sincrona e asincrona. Oggi è un giorno importante, ma lo è tutta questa settimana per i nostri studenti del corso di enogastronomia, ma anche dell'indirizzo di accoglienza turistica. Stiamo svolgendo gli esami di qualifica regionale, che sono un momento importantissimo per i nostri studenti degli istituti professionali, perché consente di attribuire delle qualifiche di operatore immediatamente spendibili nel mondo del lavoro. Sulla base dell'ordinanza 92 della Regione Abruzzo, che parla di didattica in presenza in situazioni di riconosciute condizioni di necessità, anche noi, come diversi istituti alberghieri, abbiamo oggi e per tutta la settimana lo svolgimento degli esami di qualifica. Si svolgono nei nostri laboratori in assoluta sicurezza, si svolgono in ampie aule areate con tutti i dispositivi di protezione individuale e con accessi, canali diversificati di accesso in ingresso e in uscita. Si sta svolgendo tutto nella massima regolarità, rispettando naturalmente il protocollo anti-Covid. Sia i ragazzi sono ben comunque preparati in questo, sono tutti molto competenti anche su quello che è stato il percorso formativo, quindi insomma tutto nella massima regolarità nonostante le difficoltà della situazione. Come si stanno svolgendo questi esami? Che cosa devono fare i ragazzi e cosa esaminate voi? Beh, noi insomma ci occupiamo di verificare che è stato svolto un percorso di formazione professionale che tra l'altro si conclude dopo il terzo anno negli istituti professionali del territorio, e quest'anno per ragioni legate appunto al lockdown, al Covid, non è stato possibile effettuare questi esami, svolgere questi esami a fine anno scolastico, quindi ai primi di giugno, tra fine maggio e primi di giugno, e quindi c'è stato questo slittamento al periodo autunnale, quindi adesso fortunatamente stiamo portando a termine questo adempimento. Chiusa per Covid la scuola dell'infanzia di Fontanelle a Pescara con 100 bambini a casa. Domani però riaprirà la media Rossetti dopo quasi 20 giorni di chiusura. Sentiamo il servizio. Assessore Santilli, sono ore cruciali queste per il Paese con il nuovo DPCM, ma per quanto riguarda Pescara la situazione scuole ad oggi qual è? Allora, purtroppo, dico io, abbiamo una notizia positiva, in quanto domani i ragazzi della scuola media Rossetti tornano in classe dopo aver effettuato tutti i tamponi e quindi tutti i risultati adesso sono negativi. Però
da oggi chiudiamo un'altra scuola, che è la scuola dell'infanzia di Fontanelle, il comprensivo 1, dove è risultata positiva una maestra. Quindi di conseguenza la preside del comprensivo 1, la dottoressa Ascione Teresa, ha deciso di chiudere il plesso. Quanti sono gli studenti, il personale interessato da questa chiusura? I bambini interessati di questa situazione sono 100 i bambini più o meno, però sono coinvolti anche 14 tra insegnanti e personale ATA. Assessore, per quanto riguarda il nuovo DPCM, si attende di sapere e di capire cosa sarà dell'Abruzzo, in quale zona verrà inserita, ma questo cosa potrebbe portare a livello delle scuole? C'è il rischio che possa esserci la didattica a distanza anche per qualche scuola media al momento? Allora, ad oggi praticamente il DPCM che è uscito abbiamo visto che manca la classificazione ancora dell'Abruzzo. Nel momento in cui sapremo in quale colore saremo relegati, ci saranno delle conseguenze. Io mi auguro che l'educazione a distanza rimanga solo e esclusivamente per le scuole superiori, perché per le scuole inferiori, quindi le scuole medie, mi riferisco in modo particolare alle primarie, quindi alle scuole elementari, spero che si continui a stare in presenza. Voi continuate ovviamente giorno dopo giorno, ora dopo ora, a monitorare la situazione? Io sono in contatto quotidiano, ad ora, anzi, con i presidi dei comprensivi. Non appena c'è qualche novità loro me la comunicano e io di conseguenza mi muovo. Adesso una notizia che riguarda la città dell'Aquila. L'app Too Good To Go permette a commercianti e ristoratori di mettere in vendita a prezzi ridotti il cibo invenduto a fine giornata ed arriva ufficialmente nel capoluogo di regione con l'obiettivo di sostenere il commercio e il settore della ristorazione e riavvicinare i cittadini agli esercizi commerciali di prossimità in sicurezza. L'iniziativa è tesa a combattere lo spreco alimentare. Ogni giorno ristoratori e commercianti possono proporre le Magic Box, delle bag con una selezione a sorpresa di prodotti e piatti rimasti invenduti a fine giornata e che non possono essere rimessi in vendita il giorno successivo, ma appunto troppo buoni per essere buttati. Tra le attività che hanno aderito al progetto ne figurano tantissime, sia della piccola che della media e grande distribuzione, presente in 14 paesi d'Europa e negli Stati Uniti con oltre 27 milioni di utenti, più di 45.000 negozi aderenti e 50 milioni di box vendute. L'app Too Good To Go in un anno ha conquistato oltre 1,5 milioni di utenti. Adesso siamo allo sport, partiamo dal calcio di Serie B, momento delicato in casa Pescara, reduce da 5 sconfitte consecutive, l'ultima delle quali lunedì sera a Lecce. Domenica impegno interno contro il Cittadella che potrebbe essere decisivo anche per il futuro della panchina di Massimo Oddo, ma dall'altra parte c'è la bestia nera del Delfino, proprio il Cittadella. Sentiamo il servizio di Jacopo Forcella. 5 stop di fila, 14 gol subiti e solamente 3 quelli realizzati, ultimo posto in classifica col solo pareggio all'esordio col Chievo Verona, ad aver smosso una graduatoria che definire deficitaria è poco. Per il Pescara il momento è delicatissimo, la sconfitta della Via del Mare di Lecce di lunedì sera, anche preventivabile ci mancherebbe, ma di certo il 3-1 in terra salentina ha acuito ulteriormente una crisi di risultati che si intreccia con quella che riguarda i rapporti nello spogliatoio. L'ultimo gradino della classifica è lì a certificare che da adesso in avanti per il Delfino ci sarà da compiere una rimonta verso zone più tranquille, ma è altrettanto vero che domenica l'impegno interno col Cittadella è scomodo, altro che. Soprattutto perché i Granata Veneti hanno ritrovato, oltre che il tecnico Venturato, anche Daniele Donnarumma. L'allenatore è tornato a condurre regolarmente le sedute di preparazione. Sia lui che l'esterno ex Monopoli sono risultati negativi agli ultimi test molecolari dopo quelli antigenici di lunedì, che avevano dato esito altrettanto negativo. La gara dell'Adriatico Cornacchia potrebbe risultare
decisiva sulla sponda biancazzurra per i destini del tecnico Massimo Oddo. Al di là del buon secondo posto, come ha riconosciuto al 91esimo di Lecce, preoccupa il cammino deficitario nel campionato. Se non è l'ultima spiaggia, dunque poco ci manca, anche considerando che poi il torneo di Serie B, come quello di A, osserverà la sosta per gli impegni delle nazionali, sia quella maggiore che quelle minori, prima della trasferta del Mazza di Ferrara sabato 21 novembre contro la SPAL. Il Pescara deve dare segnali quantomeno di credere nella rincorsa e non nella sensazione di impotenza che spesso si è vista in queste prime sei uscite. Le situazioni legate ad Asensio, che domenica dovrebbe essere davvero a disposizione dopo aver sfiorato la convocazione in Puglia, e quelle di Valdifiori e Galano, assenti invece per motivazioni differenti, vanno monitorate. Un pareggio servirebbe a poco, occorre un successo a tutti i costi contro una bestia nera per il Pescara. Il Cittadella è squadra che il Delfino non batte dalla stagione 2013-2014 e in casa addirittura da quella 2011-2012 con il gol vittoria di Marco Sansovini. In totale su 16 incontri 5 successi abruzzesi, ben 8 quelli veneti con 3 pareggi, l'ultimo dei quali proprio allo stadio Adriatico Cornacchia il 7 febbraio 2015. Vantaggio ospite firmato Stanco, pareggio nel finale di Bjarnason. Insomma, rilanciarsi sfatando anche uno dei più grandi tabù della storia recente del calcio biancoazzurro, più che una necessità quasi un dovere, per non restare in apnea ancora per troppo tempo. Ospite ieri sera della trasmissione Pro Teramo, il vice allenatore biancorosso Roberto Guana ha raccontato l'impatto con la realtà del Diavolo e l'avvio super di campionato della squadra di Paci, al quale lo lega un rapporto nato dopo la fine delle rispettive esperienze da giocatore. Poi Guana ha raccontato anche la sua esperienza a Brescia con due campioni straordinari del calcio mondiale, cioè Roberto Baggio e Pep Guardiola. Sentiamo. Onestamente non ci aspettavamo di partire così bene, ma soprattutto non ci aspettavamo che i ragazzi apprendessero in maniera così veloce e rapida le nostre idee, la filosofia del mister, le idee del mister, e credo che questo sia stata fino ad ora la cosa che ha fatto più la differenza, cioè la capacità dei ragazzi di credere in quello che il mister ha proposto, che proponiamo, di metterlo in pratica poi in campo, che è la cosa più difficile, e di volta in volta sorprenderci. Sicuramente lavoriamo molto sulla difesa, perché crediamo che, cioè, la nostra idea è quella di difenderci per far gol, quindi sicuramente ci dedichiamo tanto tempo. Per quanto riguarda lo stadio, è il nostro campo, è dove ci alleniamo tutti i giorni, è un po', diciamo, casa nostra, e quindi quando giochiamo in casa sicuramente è un fattore determinante per noi. Questo inizio settimana soprattutto per noi è la possibilità grande di poter lavorare forte, quindi di poter fare dei lavori che quando abbiamo una partita, le partite ravvicinate, non possiamo fare, quindi ci sarà sicuramente dei carichi importanti per i ragazzi, anche perché poi da mercoledì in poi avremo un ciclo di ferro, quindi sarà sicuramente una settimana per loro molto intensa. Ma guarda, io con Massimo ho giocato nella stagione di Ascoli, siamo stati compagni di squadra ad Ascoli con Giampaolo, e abbiamo avuto un bellissimo rapporto dai compagni di squadra, ma poi da lì in poi ci siamo affrontati da avversari. Poi tra l'altro il mister era uno che prima della partita, io sono più, come posso dire, mi piace abbracciare anche gli ex compagni prima partita, invece il mister era uno che non ti guardava neanche, non ti salutava, e quindi dai, ci vedevamo fine partita. Poi l'anno scorso mi ha chiamato, era maggio, aveva visto che avevo appena finito di fare il corso UEFA e mi ha chiesto cosa volessi fare, quali erano le mie intenzioni, qual era la sua idea. Insomma, ci siamo trovati, è venuto da me a Verona, mi ha fatto vedere il suo lavoro e sono rimasto subito affascinato, e come dicevo prima, quando lui mi ha chiamato ho sentito qualcosa dentro e quindi mi ha smosso qualcosa e abbiamo deciso insieme di iniziare questo percorso. Oltretutto quello che hai già detto di Roby, che era vero che lavorava tutti i giorni tantissime ore perché aveva dei grossi problemi da tutte le operazioni, io mi ricordo sicuramente impresso sia di Roby che di Pep il primo giorno che li ho visti. Roby ovviamente la prima cosa che mi ha colpito erano il codino,
come ti posso dire, quello che dicevi tu, quella magia assoluta di quando giocava a calcio, riusciva a fare cose per noi impensabili e ha sempre avuto una grande umiltà nel capire che noi non eravamo in grado di stare al suo passo, ovviamente, ma era lui che riusciva a scendere al nostro livello. Pep addirittura tuttora quando lo vedo in TV mi fa, sembra ancora come posso dire, quasi impossibile che io abbia giocato con questi due grandissimi giocatori. Mi ricordo Pep, un aneddoto, che a Pep, per dirti, ogni fine allenamento prendeva le mazze da golf, si metteva in fondo al campo, metteva giù le palline e tirava insomma una ventina, trentina di colpi da golf, ed era bravo tanto quanto con i piedi. Adesso andiamo allo stadio Mariani Pavone di Pineto per il recupero che si gioca oggi. Saluto Andrea Costantini fra Pineto e Recanatese. Linea a te, Andrea. Buon pomeriggio dallo stadio Mariani Pavone di Pineto. Tra poco inizierà il confronto tra Pineto e Recanatese, le due squadre devono scendere ancora in campo, e il recupero della quinta giornata di campionato. Questa partita si sarebbe dovuta giocare due domeniche fa, è stata rinviata per casi di Covid, in realtà per un contatto avuto dal Pineto con la Pastese che aveva avuto il Covid, e quindi insomma si decise per il rinvio di quella partita. Pineto che ha una partita in più rispetto alla Recanatese, ma tre punti in meno. Recanatese con 10 punti in 4 partite, il Pineto ha 7 punti in 5 partite, e anche per questo motivo una gara molto delicata per la squadra di Amauro, una partita assolutamente da non fallire per non staccarsi troppo dalla parte alta della classifica. Pineto che ha delle assenze, che sono quelle di Camplone, Palumbo, Pierpaoli che si è infortunato domenica scorsa a Tolentino, e il portiere Mejri. Dunque andiamo a vedere la formazione scelta dal tecnico Daniele Amauro: Mercorelli tra i pali, poi Sabatini, Nicolao, Paoli, Salvatori e Pepe, Olcese, Tomassini, Esposito, Verdesi e D'Angelo. In panchina vanno Montese, Bugaro, Massa, Di Giovacchino, Della Quercia, Orlando, Cerceluti, Mandolesi e Serra. Segnaliamo i recuperi di Cerceluti, che va in panchina, e il recupero anche di Gianluca Bugaro. Risponde la Recanatese che ha come indisponibile Ferrante e porta in panchina due titolari come Morazzini, ma soprattutto il super bomber Manuel Pera. Dunque questa è la formazione scelta da Federico Giampaolo: De Chirico, Sbaffo e Raparo, Liguori, Senigalliesi e Pezzotti, Scognamiglio, Donzelli, Gomez, Brunetti e Piccioni. In panchina Togola, Santarelli, Morazzini, Pera, Guercio, Capitani, Candidi, Giaccaglia e Pennacchioni. Segnaliamo tra gli altri la presenza dell'ex Pezzotti in campo tra i titolari. Dirige l'incontro Lorenzo Maccherini di Arezzo, gli assistenti sono Mario Di Falcio di Isernia e Federico Pasotti della sezione di Imola. Le due squadre non ancora scendono in campo, io ne approfitto proprio per fare vedere quella che è la situazione qui nell'impianto di Pineto, il Mariani Pavone, partita che si gioca a porte chiuse, ci sono diverse telecamere, ci sono alcuni addetti ai lavori, chiaramente non c'è il pubblico. Ne approfittiamo anche per segnalare quella che è la situazione per quanto riguarda il campionato di Serie D, che va incontro a uno stop. È una cosa che di cui abbiamo già parlato nei giorni scorsi e durante l'Abruzzo del pallone e con alcuni servizi al TG6. Non c'è ancora l'ufficialità, però i rumors sono sempre più insistenti. Si capirà solo con l'ufficialità quali saranno le date, ma in sostanza si dovrà andare verso la sospensione del campionato per circa un mese. Poi alcuni pensano che il campionato venga sospeso fino al 30 di novembre, altri fino al 6 di dicembre. La sostanza è che per circa un mese il campionato sarà sospeso. Bisognerà anche verificare se nel corso di questa sospensione, comunque all'interno della sospensione, saranno possibili i recuperi, perché sono tante le partite, non solo nel girone F ma in tutti i nuovi gironi, che non si sono disputate, e si potrebbe sfruttare questa pausa per poter rimettere le squadre in pari, oppure se la sospensione sarà totale e quindi i recuperi inizieranno da quando il torneo sarà ripreso. Tra le ipotesi in campo, ad esempio, c'è la ripresa del campionato di Serie D il 6 di dicembre,
proprio con dei recuperi e poi si andrebbe avanti normalmente la domenica con il campionato e con alcuni turni infrasettimanali che in realtà sarebbero sfruttati per recuperare le tantissime partite che sono saltate. Al momento nel girone F sono ben 10 le partite da recuperare, compreso quella che vedremo oggi. Oggi si sarebbe dovuta recuperare un'altra partita, quella tra Matese e Aprilia, ma è stata ulteriormente ricalendarizzata e quindi siamo soltanto in attesa che anche con l'entrata in vigore del nuovo DPCM firmato nella notte dal Premier Conte, la Serie D decida in maniera definitiva la tempistica di questa sospensione che, ripetiamo, dovrebbe essere sostanzialmente il futuro immediato di questo campionato. È estremamente improbabile che la Serie D, che il Comitato Interregionale, decida di far continuare regolarmente un campionato nel quale si stanno moltiplicando le partite da rinviare. Chiudo dicendo che, a proposito di questa cosa, è arrivata questa mattina la notizia che un tesserato o alcuni tesserati del campo basso sono risultati positivi, quindi se mai si dovesse decidere di andare avanti e ci sentiamo di escluderlo, già possiamo dire che la partita tra campo basso e Notaresco in programma domenica prossima, che sarebbe la partita di cartello, non si giocherebbe. È evidente che così non si può andare avanti ed è per questo che la sospensione del campionato è il provvedimento più scontato, ma va ancora ufficializzato. Da Pineto, se non ci sono domande, è tutto. No, grazie, grazie ad Andrea Costantini, chiaramente il servizio della partita nel corso della seconda edizione del nostro telegiornale. A me non resta dunque che ringraziarvi per averci seguito e augurarvi un buon proseguimento con i nostri programmi.